sono chi ha fede, il lato umano dello sport. Fede, 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 chi c'è qua? Solo chi c'ha fede. E chi sta là non ha alcuna fede. Ma se fosse per me, se tu me lo concedi, vorrei capire da te la fede la possiedi. Fede sì, ma non sono arbitrale. La storia ci insegna che ci facciamo del male. Preferisco lo sportivo, lui sì, sul podio sale. Chi di fede non ne ha, resta solo a guardare. Calcio, basket, tennis, volley, rugby, lotta, tutti corri. Non importa, sai. Muoviti, 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 muoviti. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti. Siamo ritornati con questa nuova partenza della terza edizione di Solo chi c'ha fede. Nuovissime sorprese ci aspettano nei prossimi mesi e abbiamo veramente voluto cominciare questo 2019 alla grande. Volete sapere con chi? Scopriamolo dalla clip selfie. Federica, sto arrivando, sono nel mio ufficio, scegli la maglietta, che maglietta vuoi? Ti posso portare quella dell'Udinese, c'è quella dell'Atalanta, quella della Sampdoria. Tra pochissimo arrivo, mi raccomando, aspettami, impiego 5 secondi dal mio ufficio al tuo studio. Prepara tutto, soprattutto la band. Ciao Fede. Signori e signori, è con noi il direttore Michele Criscitiello. Buonasera. Michele Criscitiello, per noi sono emozionata. Guarda. Sono sportivo, va bene? Va benissimo. Ok, grazie. Sei sportivo, ma oggi vogliamo tirare fuori quello che è il tuo lato umano, lo sai? Oggi ti sistemiamo per le feste. Aia, è una minaccia o una promessa? È una promessa d'affetto. Ho chiesto la band, è perfetta, eh? Comunque. Hai visto? La Mimì Sarà Band qui alla mia sinistra, al nostro pubblico, insomma, la nostra squadra è pronta per Michele Criscitiello. Michele, senti, se tu ti dovessi descrivere con un aggettivo che racchiude un po' tutto di te, quale useresti? Testardo, testardo, e credo che sia proprio il riassunto principale. Credo che comunque tutto quello che ho fatto, ho raccolto nella mia vita, che sia poco, tanto, da 0 a 100, da 0 a 1000, non lo so quanto, però sicuramente l'ho ottenuto non per le qualità e per le doti innate, ma semplicemente perché dietro c'è un lavoro, c'è un sacrificio e soprattutto la sera voglio sempre qualcosa in più rispetto alla mattina quando mi sveglio. Questo credo che comunque abbia fatto la differenza nella mia vita. Non sono nato con una qualità particolare, una caratteristica, non arrivo a un percorso tramite lo studio, ma tramite la testardaggine. E ne parleremo, perché adesso lo scopriamo. Però c'è chi di te ha dato degli aggettivi più particolari. Chi ti conosce bene, chi lavora con te ogni giorno, ti abbiamo riempito di sorprese. Vediamo la prima. Un aggettivo per Michele? Eclettico. Un aggettivo per Michele Criscitiello? Imprevedibile. Michele è veloce. Michele è uno molto preciso e meticoloso nelle cose che fa. Michele è matto, ma è determinato e sa quello che vuole. Fiducia reciproca, fiducia che lui mi ha concesso permettendomi di iniziare a fare questo lavoro e che mi continua a dare tuttora, e fiducia che ho io nei suoi confronti, totale, assoluta e per sempre. Riglio, il Gattuso del calciomercato. Staccante. Sono morto. Grandissima! Bella. Gran parte della squadra di Sport Italia. Che poi non pensano questo, perché ovviamente adesso poi hanno messo la faccia, pensano tutt'altro e quindi dovevano dire questo. Però il notaio, che è lo zio, praticamente abbiamo costruito il personaggio sul fonico, che è l'ultimo, credo che abbia detto la cosa più giusta, stancante, perché capisco che comunque a volte è dura starmi e starci dietro, però o lottiamo dalle 7 del mattino alle 2 di notte oppure non raggiungiamo i risultati che stiamo raggiungendo. Questo mi sembra un dato di fatto. E allora, lo devo fermare oggi, di continuo, e lo farò. Vai, vai. Perché subito c'è Fede Fede. Perché c'è Fede? Perché c'è Fede? Perché c'è Fede? Oh yeah! C'è Fede Fede. Prima di domandarti della tua prima fede, io devo assolutamente dire una cosa al nostro pubblico, che la mia fede in Michele Criscitiello e la fede di Michele Criscitiello nella nostra trasmissione è stata tanta dall'inizio. Ci hai aperto le porte di Sport Italia, hai creduto in noi e quindi la nostra gratitudine davvero verso Michele Criscitiello ci sarà sempre. E con questo inizio subito con quella che è la fede in te stesso, Michele. La fede in te stesso. Avevi il sogno di diventare quello che sei diventato già da bambino?
Ma più che sogno era un obiettivo, perché i sogni quando li cerchi non li raggiungi, gli obiettivi invece se ci lavori li puoi raggiungere. Per quanto mi riguarda forse ho ottenuto di più di quello che mi aspettavo, perché io volevo fare il giornalista e mi accontentavo di farlo ad un certo livello. Poi probabilmente la strada mi ha portato a fare qualcosa in più del giornalista e quando vedevo che comunque l'obiettivo si raggiungeva volevo sempre di più. Credo che la mia forza, la mia fede sia proprio questa, ovvero di non fermarsi, e anche quando hai raggiunto 100 vuoi 101, hai raggiunto 1000 vuoi 1001, ma non significa essere avido o volere qualcosa in più perché non ti basta, è semplicemente alzare l'asticella. E poi quando hai la fortuna di trovare una squadra, prima l'abbiamo mostrata, di ragazzi che hanno la tua stessa testa e che viaggiano alla tua stessa velocità, allora davvero tutto può diventare raggiungibile. Senti Michele, parlando della tua adolescenza, abbiamo una persona che ha voluto farti delle domande su quelle che sono le tue fedi. Avete lavorato tanto, eh? Vediamo. Ciao Federico, intanto complimenti. Scusami perché non soltanto le occhiaie, ma sono un po' condizionato da questa situazione logistica ambientale e poi ho una certa, come dice il nostro amico ospite, da te sono un po' invidioso, ho due curiosità. La prima, fatti raccontare la prima volta che ci siamo conosciuti professionalmente ad Avellino. Lui aveva forse 12 anni, no dai, sto scherzando, ma non aveva molti in più di 12, conduceva già una trasmissione, quindi mi interesserebbe un suo flashback. Poi ho un'altra curiosità che è una domanda, gli puoi chiedere a Michele come si trova nella sua duplice funzione di presidente e allenatore della Folgore Gratese, perché non ho capito se è più presidente o più allenatore. Come decide le operazioni di mercato in base al suo modulo preferito? E sono molto curioso. Ciao Federica, grazie, in bocca al lupo, complimenti. Alfredo Pedulla! Alfredo, innanzitutto grazie. Devo dire che quando ho visto il tuo video, credimi, ho sorriso tantissimo, sei stato incredibile. Poi, non so se hai notato, ma ha un che di Celentano. Ma perché lo cala da sola? Un che di Celentano. Perché lo cala da sola? Non te l'aspettavi, vero? No, non mi aspettavo niente, neanche all'inizio. Ecco, allora, faccio i complimenti alla trasmissione perché viverla è diverso che vederla, però è costruito dal dettaglio quando si arriva. Complimenti davvero perché si vede che c'è una grandissima costruzione, bravi. E Pedulla con l'occhiale da sole sinceramente mi sembra uno spettacolo. È uno spettacolo vero. E per quanto vorrei rispondiamo anche alle domande. Comunque, bello davvero, bello, bello. Grazie Michele. Allora, lui dice che vi siete conosciuti giovanissimi, avete un percorso che vi avvicina, vi allontana, aspetta, vi avvicina. Abbiamo 20 anni di differenza adesso. Avete 20 anni di differenza, ma lui dice che insomma avevi poco più di 12 anni che si ricorda la tua carriera, il tuo inizio. Raccontaci. Anni. Tra i 18 e i 19 anni avevo, perché io ho iniziato a lavorare a 15 anni nelle televisioni locali di Avellino, però inizio facendo il giornalista di carta stampata il mattino, proposto 80 per Lirpini, avevo 14 anni e mezzo, 15 anni. Poi inizio a fare le telecroniche e la prima telecronaca un disastro, indecente, proprio vergognoso. Era il giorno del mio compleanno. Ah, tu che fai una telecronaca indecente? Sì, indecente, indecente. Era la prima telecronaca di una squadra di promozione, prima categoria. Era il giorno del mio compleanno, salgo le scale, vado su, sento papà che parla con mamma, praticamente capisco, capto direttamente che papà diceva non è capace, è inutile che fa questo mestiere perché si vede che non ce l'ha. Mio padre è sempre stato duro, però è sempre stato il mio primo tifoso ed è sempre stata una motivazione, così come mia mamma, però mio padre è sempre stato, anche perché amante del calcio, tifosissimo. E quando sento quella frase non la prendo come un crollo psicologico, la prendo come una motivazione. Ah, non sono capace, vediamo se non sono capace. Ti faccio vedere io. Però questo è una sfida tua personale. Personale. Oggi che mio padre da 20 anni quasi ormai, guarda sempre tutte le mie trasmissioni, motivo d'orgoglio, è una soddisfazione per quanto mi riguarda. Quello che dice Alfredo è giusto, perché il primo anno che conduco una trasmissione locale importante è l'anno in cui l'Avellino raggiunge la Serie B con Gianfranco De Laurentiis, che era il più grande giornalista della Rai di 10-15 anni fa, conduceva Pole Position, di Rivling, Fabrizio Maffei, direttore di Rai Sport e poi Rai Corporation a New York, Alfredo Pedulla, che era il numero uno del Corriere dello Sport. Questi personaggi arrivano da Roma, ad Avellino, e l'editore dell'epoca, che si chiama Mario Baresano, decide di affidare una trasmissione così importante e costosa ad un ragazzino di 18 anni. E loro giustamente dicono, ma come, punti su De Laurentiis, Maffei, Pedulla, e poi metti un conduttore che è un ragazzino, non va bene. Questo editore dice, starete a vedere cosa vi farà. Pedulla mi conosce,
e dice: ma non possiamo puntare su questo ragazzino per fare una trasmissione fatta bene. Dopo la prima puntata va dall'editore e dice: alzo le mani, non ci aspettavamo una roba del genere, e avevo 18 anni. Da lì nasce un rapporto, nasce un'amicizia con De Laurentiis, Maffei e con Alfredo Pedullà, e poi con Pedullà invece è nato un percorso di amicizia e un percorso lavorativo che davvero è da storia straordinaria, perché molte volte ci scontriamo, però credo che comunque la coppia ormai sia perfetta. Io senza Pedullà perderei tantissimo, 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 e però credo che anche Pedullà senza Criscitiello comunque perderebbe qualcosa. Michele, senti, una cosa che mi interessa raccontare, poi rispondiamo anche alla seconda domanda che ti ha fatto Alfredo, che è molto interessante, se ti senti più direttore, presidente, allenatore della Folgore Caratese, ma ne parliamo adesso. Ma volevo chiederti invece, perché è molto importante, molti non sanno, a me ha colpito tantissimo, perché dimostra il tuo essere diverso, il tuo essere ribelle, rispetto a un'etica che quasi, insomma, si sta sfumando in questa società. Tu addirittura avevi 16-17 anni, non ti fecero più entrare allo stadio, perché ti permisi di fare che cosa? Raccontaci. Tu ha... poi questa è stata una storia che ha, diciamo, ha avuto dei caratteri a livello nazionale all'epoca un po' più ampi, però la storia è molto semplice. Avevo 17-18 anni e seguivo l'Avellino come giornalista locale. Avevo buoni rapporti con Pasquale Casillo, che era un guru, perché non è il Pasquale Casillo del presidente del Foggia, di Zeman, allenatore, aveva la Salernitana, e poi arrivò ad Avellino. E lui mi prese di buon occhio, perché il ragazzo giovane, il giornalista, che però era già abbastanza giornalisticamente un po' cattivo, lui credeva che, tra virgolette, dandomi spazio all'interno comunque giornalistico di Avellino, potesse comunque avere il controllo sul sottoscritto. Quando invece la sera incominciavo, tra virgolette, dopo una sconfitta, a picchiare duro Zeman, a picchiare duro l'Avellino, la squadra, i calciatori, a criticare, diceva: come, ti tratto bene, tu parli male? Io ho detto: sì, ok, ma se i risultati sono questi. E allora non mi fece più entrare allo stadio. Questo mi interessa molto, perché tu hai sempre avuto l'obiettività, cioè l'onestà intellettuale di raccontare i fatti, l'obiettività. Non sei uno comprabile, sei uno vendibile, e questo difetti. È molto bello. No, ho tanti difetti, però anche nel calcio l'ho dimostrato l'anno scorso, quando noi non avevamo nulla da chiedere come Folgore Caratese all'ultima giornata di campionato, e con la vittoria in casa nostra il Como vince e va in Serie C. Il Como non vince da noi, non gli abbiamo regalato nulla, e il Como infatti rimane in Serie D. Stiamo parlando di grande piazza con 1500 tifosi a casa nostra, e noi grazie alla nostra vittoria mandiamo il Gozzano in Serie C, che perde in casa. Tutto il mondo del calcio mi scrive dopo due minuti: complimenti per l'onestà. Posso perdere una partita, posso essere incapace a fare una squadra, posso non arrivare primo, arrivare quinto, ma sicuramente io non mi faccio comprare da niente, da nessuno, perché è un dato di fatto. Grazie. E soprattutto allo stesso tempo io non riesco a perdere mai, io non riesco a perdere mai, neanche se giochiamo a calcio 5 contro 5, e mi parte il cervello se io non ottengo quello che voglio. Michele, Alfredo ha detto ironicamente: devo capire se, perché questa è sempre parte anche della fede nello sport, quindi sempre in fede, di fede si parla, fede nello sport. Alfredo ti ha chiesto, e qua vediamo proprio te con la Folgore Caratese, sì, ti senti più presidente o più allenatore? Ma non scherziamo. Ha detto neanche, ironicamente. No, no. Ironicamente, ma io rispondo seriamente, perché ci sono delle figure professionali e non ho mai dato un'indicazione tecnico-tattica all'allenatore. Scelgo l'allenatore, mi confronto con l'allenatore, gli dico in faccia quello che penso. Ho un allenatore che si chiama Emilio Longo, che è preparatissimo. Anche se allena in Serie D, è un UEFA Pro, quindi è già al master principale, perché è, tra virgolette, laureato a Coverciano. Ho un grande allenatore, io mi reputo un motivatore dell'allenatore, del vice, della squadra, perché sono uno che nei 90 minuti non vuole mollare nulla, ma tecnicamente, tatticamente, devo solo imparare a ascoltare quello che dice il mio allenatore. E questa, a proposito, però di è questo, di motivazione, però, questa è di motivazione, ma tu sei un grande motivatore. A proposito di questo, qualche settimana fa, nel 2018, successe un fatto. Vai, lo sapevo. Raccontamelo, dai. Qual è il fatto? Cosa hai combinato? Cioè, no, praticamente. Hai camminato sopra la tua panchina, sei intervenuto, no. Cosa è successo? No. Allora, partiamo dal presupposto che è stato enfatizzato il tutto per il nome e per il cognome, e quindi giornalisticamente forse qualcuno si voleva divertire. Però ti hanno espulso. No, ma è semplice, non è l'espulsione, perché poi era l'espulsione non era giusta, perché ho lasciato la panchina per
di 2 metri. Raccontiamo velocemente cosa è successo per chi si è perso il fatto. Semplice, praticamente c'è una partita, stiamo vincendo 3-0, un dirigente avversario mi insulta senza ripetere gli insulti, andiamo avanti, io reagisco, dico ce l'hai con me, mi ribadisce l'insulto e dice sì ce l'ho con te, io dico ok, lascio l'area della panchina, giustamente l'arbitro a quel punto mi manda fuori perché lascio l'area delimitata, ma non faccio nulla. Questo continua ad insultarmi, allora io dico va bene, allora ci vediamo dopo fuori negli spogliatoi. Ribadisco, ce l'avevi con me a fine partita? Lui continua con un altro insulto e allora io personalmente sbaglio colpendolo con uno schiaffo e con un calcio. Però gli insulti erano stati 3 ripetuti. Quando a volte la lingua fa più male delle mani, questo io ho sbagliato, prendo 1 mese di squalifica, non faccio ricorso perché la squalifica è giusta, ma la cosa ingiusta le cose giuste sono 2. A, che vengo punito solo io, e B, che giornalisticamente viene dato un ampio risalto nazionale, Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Dago Spia, tutto e di più, raccontando la reazione ma non raccontando l'azione. Però tutta la notizia parte... Questo è un po' un classico del giornalismo italiano. Questo mi dà fastidio, perché la notizia parte da alcuni colleghi che probabilmente in ambito lavorativo non hanno ottenuto quello che noi come Sport Italia stiamo ottenendo, e quindi la repressione e la depressione di qualcun altro la sfogano poi sull'ambito mio calcistico. Io ho sbagliato, non ho fatto ricorso, ho fatto 1 mese di squalifica, sono ritornato e dopo aver vinto 3-0, 3-1 quella partita, ritorno in panchina, ne vinco un'altra 3-2 e non ho detto niente, non ho pianto, non mi sono lamentato. Qualcun altro invece in maniera molto vile, secondo me, ha usato questo strumento per, tra virgolette, prendermi e farmi, tra virgolette, un danno, cosa che non ci riescono perché sinceramente hanno capito perché male. Perché sei una realtà forte e hanno capito male. Bravissimo il nostro direttore. Michele, allora, capiamo di più di te e di come gestisci i tuoi momenti che ti hanno lasciato senza respiro. Quando sei rimasto senza respiro? Se ti rispondo mai, mi sembra quasi no, che ci deve essere una volta in cui proprio ricordi un'emozione che ti ha lasciato senza respiro. Faccio fatica a risponderti in questa domanda perché non ci sono dei momenti specifici, ci sono delle situazioni che abbiamo vissuto, che ho vissuto, ma dico sempre abbiamo perché in ambito lavorativo c'è stato un periodo brutto del 2013 che poi sembrava tutto distrutto, la casa abbattuta, sembrava non vedere... E poi ne parleremo. Però poi abbiamo costruito qualcosa di meglio. E allora sono contento. E poi ne parleremo. Allora, però adesso ti mettiamo alla prova. Perché? Perché vogliamo capire come gestisci il tuo respiro e magari come lo possiamo anche migliorare, non che tu ne abbia particolare bisogno, perché devo dire che hai una dialettica veramente con un sacco di aria. Ma per fare questo abbiamo il nostro scienziato del respiro, dottore, non soltanto, campione del mondo di apnea, Mike Maric, senza respiro, è con noi! Respiro ancora, sai, nell'aria. Mi sto già preoccupando. Vieni Michele, vieni, eccoci qua. Leggo il libro, dai. No, ma allora, facciamo... il libro poi te lo racconta per bene. Okay, vai. Il libro, tutto tuo. Bisogna meritarlo, il libro, ma questo non avrò dubbi. Forza. Allora, ci ho portato 3 strumenti di cui sono parzialmente dei giochi. Ricordiamo gli amici a casa che uno è un gioco che utilizzano anche i bambini. 2 sono strumenti medici che vengono utilizzati anche con bambini, sportivi, pazienti che hanno diverse problematiche. Oggi per te ho scelto il più semplice. Ah. Non è assolutamente vero, a furor di popolo abbiamo deciso questo. A furor di popolo, direttore. No, no, aspetta. Caro abbiamo direttore, detto, abbiamo deciso. Veramente. Vediamo com'è la capacità di gestire il proprio respiro, la situazione anche di stress, attraverso questo incentivatore diaframmatico. Attenzione, perché hai detto che non ti piace mai perdere. Eh? Esattamente. No, ho bisogno di spazio. Scusa un attimo, qua. Lasciamo... Che devo fare? Allora, spiegami l'obiettivo bene. È svuotare completamente i propri polmoni, utilizzando bene il muscolo più importante della respirazione, cioè il diaframma, e attraverso una potente inspirazione, sollevare tutte e 3 le palline, soprattutto la terza, e riuscire a tenerla qualche secondo. C'è un altro ospite? Possiamo allora, cambiare? No, no, la devi la fare. La sfida è ovviamente con tutti gli sportivi che vai, abbiamo aspetta, avuto qua. Mi dai tu l'ok? Ti do io l'ok. Allora, pronti, attenti, svuotarsi completamente. Svuota. Aspetta, vai, vai. Svuota più che puoi. Svuota, no, devi svuotare e vai. Via, su. Tieni. Oh, bravo, grazie. Però Michele. Però vai, dai. Guarda, vieni. Aspetta, non ce la faccio. Come ti senti? Ma no, io allora sulle cose pratiche... L'abbiamo
massacrato. Abbiamo massacrato. Però l'ho tenuto un secondo, dai. Abbiamo tenuto un secondo. Oh, sei stato molto bravo. È un esercizio. Ma sei stato molto bravo. No, è davvero contento, guarda, io ad esempio non sono capace di farlo. Okay. È un ottimo risultato. I professionisti. Lo faccio riprovare. Vai. È proprio agonista. Butta fuori. Via. Tieni su. Ma migliorata? Sì, migliorato. Sì o no? Assolutamente. Ma Michele, te ne regaliamo uno che a casa eserciti, poi però, nel finale ci vieni a far vedere. Non sono uno sportivo, non faccio palestra, non faccio nulla, però diciamo sei che... Sei in forma però. Però possiamo fare meglio. È mia premura regalarti il libro che ha appena preso il premio CONI come miglior libro dello sport. Bravissimo nostro Mike! Su cui sarai in grado di raggiungere nuovi obiettivi, migliorare anche la tua concentrazione. Sei padrone del tuo respiro, sei padrone del tuo corpo, sei padrone della tua mente, sei padrone della tua vita. Eccolo qui! Mike Maric! Grande ciao, Mike, Fede. Ci vediamo con senza respiro prossima settimana. La dedica. Certo. Mi fai la dedica? Ah, guarda, sicuro? Guarda, la facciamo anche... Una dedica in diretta, veloce. Michele, guarda, assolutamente. Poi mi faccio la foto con la Bertoni e la dedica tua, va bene? Guarda, a Michele. Come un giusto ospite, mi raccomando, vedi? Dai. Deve essere... Non perdere mai, scrivi. Con tanta simpatia. E basta. Senza respiro. Con tanta simpatia senza respiro. È la prima volta che rimango senza respiro. Tu mi hai chiesto quando è oggi. È successo. Grazie. Ti ricorderai di noi. Ciao a tutti. Grazie. Grazie. Ciao.